facile, no? Le domande se le fa da solo, risponde da solo. Questo è José Mourinho, inimitabile. Lasciamo il calcio, passiamo alla pallavolo. Una protagonista, ce l'auguriamo, dei prossimi giochi olimpici, Miriam Silla. Una vita e un vissuto particolare alle spalle, da scrivere, da raccontare. Nella fattispecie è andata a trovarla Maurizio Colantoni. Vediamo. Questo 2020, devo dire la verità, me lo aspetto pieno di emozioni. Voglio solo crearmi delle situazioni, perché comunque la vita è mia, la vivo io, quindi credo che stare ad aspettare e sperare sia inutile. Quindi io voglio aiutare la mia felicità a crescere. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. 2 anni, questi ultimi, abbastanza complessi, fatti di dolori, di gioie, di tante cose. Come ti senti cambiata, se sei cambiata? Ma io credo di essere cambiata tanto, ma perché in alcune situazioni grandi dolori ti portano a cambiare per forza. Ho provato tanto male, quindi questa cosa magari riesci a capire che le cose, tante cose sono futili, tante cose sono inutili, magari stavi male prima. Adesso non ci sto male, perché so che nella vita ci sei veramente di peggio. E io non sono una delle persone che sta peggio, c'è gente che sta peggio di me. A te, mamma, dedico questo libro. Mi hai incoraggiata, come sempre, a fare una cosa che mi spaventava tanto. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling? E poi c'è il volley e la sua passione per Conegliano. La forza nostra di Conegliano è avere la capacità, comunque sia, di non star lì tanto ad dar retta a quello che dice la gente, al fatto che noi siamo le favorite, al fatto che di qua, al fatto che di là. Noi puntiamo solo ai nostri obiettivi, siamo concentrate e non vogliamo farci fermare da nessuno e vogliamo guadagnarci tutto quello che è possibile. Quando dicono che Miriam Silla è una donna, una giocatrice esplosiva. No, allora rispondo che è vero, è vero. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feel? Giocava nella Juventus, a Luku, origini nigeriane. In 1 anno e mezzo ha lasciato la squadra per il solito problema, il razzismo. È possibile parlare ancora di razzismo nel 2020? A quanto pare sì, è possibilissimo. E, beh, io non adoro sbilanciarmi su questo argomento, non mi fa impazzire, perché credo che anche da parte mia dargli importanza possa alimentare in qualche modo. Ma diciamo che il calcio è totalmente diverso a livello di tifo, sostegno. Cioè, io in palazzetto della pallavolo non ho mai sentito delle robe che succedono nel calcio, per fortuna. Per me studiare era un obbligo, prima la scuola se volevo allenarmi. I bambini rifugiati non possono scegliere. Tra le tante iniziative, quella di essere testimonia per una campagna per i bambini. Sì, è vero, faccio parte di questo team di UNHCR e questo progetto si chiama Mettiamocelo in testa. L'unica cosa che posso dire è che per me conoscenza equivale a libertà. Verso i giochi olimpici in Giappone, maglia azzurra e un'amica del cuore, mano nella mano, Paola Egonu. Dalla prima partita che abbiamo giocato in nazionale, che era la qualificazione a Rio, non ci aspettavamo di essere in campo e quella stretta di mano era un ok, ci hanno buttato dentro, siamo in ballo, balliamo, io ci sono, tu ci sei, ci siamo l'una per l'altra. Il sorriso c'è? Sì. Le Olimpiadi pure, sono 2 per Miriam Silla. È la seconda Olimpiade per me, speriamo bene.